In nostra compagnia Gigi Vitale, un gol, quello del 2-0, che poteva significare qualcosa in più, però il Siena è stato bravo a riprendervi. Ma come altre partite in casa, anche contro lo Spezia, stiamo facendo delle partite bellissime, come giochiamo, come l'approccio alla gara, però ci stiamo facendo del male da soli. Dobbiamo fare un po' più attenzione perché non meritiamo di essere ultimi in classifica, assolutamente. Sabato ci sarà un avversario sicuramente più abbordabile di queste prime quattro, quindi come dicevi tu, con la maggiore attenzione bisognerà prendere i primi tre punti. Ma questo campionato è molto difficile, non ci sono squadre più abbordabili e squadre più forti, perché il Siena è, secondo me, una squadra da vincere il campionato. Vai a Cittadella, vai a Lanciano, altre squadre che siamo tutti lì, ci fanno la guerra. Ma dobbiamo lavorare, dobbiamo fare tanta attenzione in campo, che poi sicuramente ne veniamo fuori perché siamo una grande squadra. Diceva Braglia, Vitale può divenire addirittura devastante se una volta appoggiato il pallone andasse in profondità anziché aspettare di riceverlo. Ringrazio il mister, però vengo da un ritiro abbastanza fatto male. Sto prendendo la condizione e spero di rientrare presto al 100%. Gigi, in posizione più alta come ti sei trovato? Più a tuo agio rispetto a quando invece sei costretto a stare lì dietro? Ma oggi ho fatto l'esterno alto, più o meno sono abituato a giocare sulla fascia, sia basso, alto, mo è il mister che decide, però sono uno di fascia, rincorro di meno, attacco di più, però devo prendere ancora la condizione al 100%. Non si possono cercare alibi, però comunque la prestazione dell'arbitro non è che è stata proprio molto convincente. No, io dell'arbitro non ho mai parlato e non parlo di quello di oggi. Tutti sbagliamo, loro sbagliano e non c'è niente da dire. L'ultima domanda, ti attendevi magari un gol con maggiore soddisfazione di gruppo alla prima Almenti e soprattutto quell'abbraccio con Mannillo, ce lo spieghi? Perché io l'anno scorso, quando sono venuto a giocare qui con la Ternana, a fine partita gli ho detto: presidente, sono 3 anni che voglio venire a giocare a Castellammare e nessuno mai mi ha portato a giocare lì. E grazie a lui sono venuto qua e ho detto ti prendo.